Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, giovedì 22 settembre, cominciamo con il quotidiano della Calabria, che titola «Mai costretta a collaborare». Giuseppina Pesce racconta la verità sulla sua lettera scritta dall'avvocato. La collaboratrice di giustizia rosarnese spiega ai magistrati perché voleva ritrattare. A fondo pagina vediamo museo senza soldi, la ditta non riprende i lavori, e andiamo nelle pagine interne visto che non ci sono notizie riguardanti altre notizie riguardanti la Piana in prima pagina. La verità della Pesce, la collaboratrice di giustizia rosarnese racconta perché voleva ritrattare. Ho firmato bugie sui PM, il ruolo dei figli e della famiglia e le ragioni e il contesto che la spinsero a scrivere la lettera che venne poi pubblicata. Tanto la sentenza All Inside Arena ore o latitante, l'Interpiana, noi facciamo solo calcio. Dopo il carcere, torniamo alla vicenda di Giuseppina Pesce, la donna aveva il destino segnato, sarebbe stata giustiziata. Sempre sull'argomento, vediamo, abbiamo un attimo un problema con il video che dovrebbe rivedersi a secondi. Da ieri Giuseppina sono protetti assieme a lei. Sul caso l'intervento del servizio centrale di protezione. Mamma, voglio stare con te qualsiasi scelta tu decida di fare, il virgolettato attribuito a uno dei figli di Giuseppina Pesce. In retroscena, sempre firma di Giuseppe Baldessarro, una missiva preparata per finire sul giornale. Guarda, l'avvocato deve parlare con il giornalista, domani esce, è un altro virgolettato di questa. Un altro virgolettato. Piana, siamo quindi nelle pagine interne. Le rose, si rinnova la protesta, stipendi pagati a intermittenza e rischio licenziamenti per 20 dipendenti. Tiene ancora a banco la vicenda dei lavoratori della Lirosi che sono in stato di agitazione. Nuovo sit-in all'ingresso dell'azienda a Gioia Tauro. Incidente stradale grave, una donna alla guida, una 32enne di Sant'Eufemia in Aspromonte. Rilievi tecnici della Polstrada. A pochi metri dallo svincolo autostradale di Palmi, una macchina sbatte contro il guardrail. Siamo a Melicucco, quindi ancora si parla delle questioni inerenti la politica. Parlino gli altri, io penso ai fatti. A Melicucco, Francesco Nicolaci ha scelto la strada delle poche parole. Dal manifesto di Arcobaleno, la strategia per affrontare la crisi. Sulla destra invece c'è il presidente Raffa che incontra i vertici della capitaneria, il saluto dell'amministrazione provinciale. Trasporti, no all'isolamento. Italia Nostra realizza uno studio per il rilancio delle Taurenzi e per salvare centinaia di posti di lavoro. Protocollo preliminare per salvaguardia, riqualificazione e potenziamento. Ferrovie della Calabria, un piano per abbattere i costi, sindacati e dipendenti hanno elaborato una proposta per contenere la gestione e risanare le casse dell'azienda, quindi si parla ancora di trasporti. Attacco al governo del sindaco di Polistena Michele Tripodi, la manovra finanziaria mortifica ancora i bilanci degli enti locali. A Giffone finisce l'attesa per la DSL. Cambiamo ancora pagina e siamo a Rosarno. Come vediamo sono tanti disagi sociali, abbiamo parlato dei dipendenti della Lirosi e ora a Rosarno protestano i precari. Una lettera al sindaco Tripodi, il nostro problema non resti nel dimenticatoio. Riunione a Palazzo San Giovanni dei lavoratori LSU e LPU che inseguono la stabilizzazione. Stanchi delle continue promesse. Terranova festeggia la Santa Patrona, folla di fedeli, e a Cittanova il sindaco querela l'imprenditore Cento. Cinghiali, primo verdetto. I giudici del TAR avevano messo in discussione le aree di caccia. La spunta nei cacciatori di Torrenova è stromessa una squadra di Cittanova. Maltempo sollecitato il sindaco dal PRC a Torrenova. E passiamo alle pagine di Gazzetta del Sud. In alto si parla ancora di Giuseppina Pesce. Rosarno, la Pesce si è ripentita. Ordine di carcerazione per i quattro imputati condannati al processo All Inside. Uno è irreperibile. Rosarno, la controversa figlia del boss Salvatore, ha ripreso la sua collaborazione con i magistrati della procura Regina
antimafia, titolo grande invece di carattere nazionale, Lampedusa in balia dei tunisini. Vediamo se ci sono altre notizie riguardanti la piana in prima pagina, non ce ne sono e possiamo quindi andare alle pagine interne. Giuseppina Pesce si è pentita di nuovo, i figli sono stati trasferiti in una località segreta, il PM Cerreti ieri ha depositato le nuove dichiarazioni al TDL. Dopo aver interrotto la collaborazione con i magistrati della DDA Regina, la figlia del boss Salvatore ha ripreso a riferire le vicende della cosca. Intanto sulla destra c'è un titolo riguardante l'Interpiana, Condomitti, l'Interpiana non c'entra assolutamente. Ancora problemi video questa mattina, non riusciamo a capire perché, ma andiamo nelle pagine di Reggio Tirrenica. Si parla sempre di All Inside, gli arresti dopo la sentenza. Risulta irreperibile Domenico Arena, cognato di Vincenzo Pesce. Domani a Palmi si torna in aula. Eseguite 4 ordinanze di carcerazione nei confronti degli imputati condannati al processo che si è svolto con il rito abbreviato. Sinopoli, progetto del comune sul terreno confiscato, proposto da una cooperativa. Budello, Bellofiore torna alla carica, la provincia sollecitata ad allargare il fronte degli interventi sul fiume. Sono iniziati da qualche giorno i lavori che vanno avanti, tra l'altro a singhiozzo, a causa del maltempo. Gioia Tauro, vertenza di Rosi ancora sulle spine, i lavoratori attendono risposte serie. Il vertice a Catanzaro non ha sciolto i nodi. Consigliere del PD al fianco di IDV, la raccolta di firme per abrogare la legge elettorale e siamo a Palmi, era la notizia sulla sinistra in basso. Palmi, giovane di Sant'Eufemia, in gravi condizioni, vittima di un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo. E siamo all'ultima pagina della nostra rassegna. Si parla dalla Piana, da Gioia Tauro in particolare, il rigassificatore avanza sotto traccia, i cittadini rianimano il fronte del no. Il sindaco Madafferi sollecitato a rompere il silenzio e a schierarsi. Quindi parliamo di San Ferdinando in questo caso, perché Madafferi è il sindaco di San Ferdinando. A Rosarno può riprendere vigore il progetto del porto alla foce del Mesima, tre i comuni interessati. Su Gioia Tauro, turismo nautico, un'occasione di crescita e sviluppo, ed è la nota del vicepresidente del Consiglio provinciale Giuseppe Saletta. Polistena, strisce blu e parcheggi a pagamento, la svolta, scrive Gazzetta. La scelta dell'amministrazione comunale, Michele Tripodi, tutela dell'ambiente e vivibilità. A Cinque Frondi, la prima festa provinciale del PDL tra dibattiti e concerti. Da domani a domenica, 3 giorni di confronti sui temi più attuali dell'agenda politica. E chiudiamo con la nostra ultima notizia, che se siamo a Rizzico, in struttura sanitaria nella bufera, la CGIL accusa i vertici. Rizzico, stiamo parlando della Fondazione San Francesco. Bene, era questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna domattina, come sempre alle 8:30 e come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti una buona giornata.